pensavamo forse riuscire a chiuderla prima, magari passare un vantaggio, sarebbe stato esattamente più semplice, però la nostra cambio è quella buona, comunque oggi questa prestazione è stata molto positiva, abbiamo avuto occasione per fare gol, comunque abbiamo fatto sempre la battita, quindi insomma abbiamo preso gol a poco alla fine, il 10, purtroppo Marco stava bene, ce l'abbiamo messa tutta fino alla fine, però sicuramente c'è tanto rammarico, tanto dispiacere perché vincevamo, ci agganciavamo al treno appunto per la Champions League, però insomma ci crediamo comunque sempre perché la prestazione è stata molto positiva secondo me. Più del fuorigioco sembra aver dato fastidio di Bergonti, un atteggiamento generale nelle piccole cose, quei tanti piccoli falli assegnati al contrario. Però mi dispiace, guarda, veramente non ho voglia di parlare dell'arbitro, ci concentriamo sulla partita, gli errori che abbiamo fatto, sulle cose buone, il resto ci pensa la società. Per quanto riguarda la prestazione, un passo indietro rispetto alle ultime, è mancato qualcosa dal centrocampo in su, magari un po' di velocità, sì, movimenti negli spazi, quelli che spesso chiede il mister oggi sono visti di più. Sì, sono visti di meno, però non è sempre facile riuscire a fare la prestazione che abbiamo fatto magari con la Fiorentina. Credo comunque sia che, ripeto, abbiamo fatto comunque noi sempre la partita di giocare noi per 90 minuti. Abbiamo concesso molto poco, abbiamo creato, logico che non sono stati brillanti come in altre occasioni, però insomma tanto ci può stare, le occasioni le abbiamo create, la partita l'abbiamo fatta noi. Partante si riesce noi d'andata con due risultati positivi in due partite determinanti per gli obiettivi contro Milan. Noi ci tenevamo tantissimo, io non ero, veramente, perché questa è una partita tanto importante perché, ripeto, poi l'altro hanno vinto, noi sapevamo che dovevamo vincere oggi e quindi purtroppo non è andata bene, però insomma il campionato è lungo e siamo ancora lì, insomma ci crediamo. Diciamo, grazie.